Dottor Vincenzo Ferrara, autore del libro su Ignazio Sanfilippo, un gattopardo nel deserto, quali sono le motivazioni che l'hanno spinto a fare quest'opera? Ma la motivazione principale è un grosso desiderio di riuscire a ricostruire la vita di un personaggio sicuramente interessante, peraltro mio parente, del quale si erano perse le tracce. Come dicevo prima, la storiografia moderna aveva quasi completamente dimenticato questo personaggio, secondo me ingiustamente. Lo stesso paese d'origine l'aveva dimenticato e addirittura nella stessa famiglia sua si era perso il ricordo di questo personaggio. Mia nonna, sua figlia, aveva praticamente cestinato, eliminato tutti i documenti che appartenevano a San Filippo e quindi non era rimasto niente se non qualche tradizione orale poco significativa. Questa è stata la motivazione principale. Chi è Ignazio Sanfilippo e cosa ha fatto di importante per la comunità di Castel Terme? Ignazio Sanfilippo è un esperto in mineralogia, studia alla facoltà di ingegneria di Roma, ma lascia la facoltà dopo 2 anni per ritornare a Castel Termini e dirigere due delle più importanti miniere del castelterminese, miniere peraltro di proprietà anche della famiglia Sanfilippo. Quindi comincia la sua professione di direttore di miniere e di esperto in mineralogia. La sua fama, grazie a diverse invenzioni, supera i confini regionali e viene incaricato successivamente dal gruppo Florio, che costituisce una società di diritto francese, la Société Générale du Soufre, di ricoprire la carica di direttore generale tecnico di un gruppo di 12 miniere. Questo è il trampolino di lancio, perché da lì assume ancora maggiore rilevanza la sua notorietà, fino al punto che il governo Giolitti lo incarica di fare delle esplorazioni scientifiche in Tripolitania, anche al fine di decidere un'azione armata e quindi l'invasione e la colonizzazione della Tripolitania e della Cirenaica. Ignazio Sanfilippo è stato anche un inventore. Quali sono le sue principali invenzioni? Le invenzioni brevettate credo che ammontino al 98, se non ricordo male. Le più importanti sono i cosiddetti forni Sanfilippo, sono diversi. In pratica il principale forno inventato da Sanfilippo è un forno a combustione continua che consente la fusione degli sterri e dei cosiddetti ginisi. In pratica, dopo l'estrazione, dopo la fusione del minerale, in questi ginisi, in questi rostici, rimaneva una quantità di zolfo che non veniva esaurita dal metodo di combustione. Sanfilippo inventa un tipo di forno che consente lo sfruttamento di questo zolfo ancora residuo e così risolve un altro problema, quello dell'accatastamento dei rifiuti. Quindi Campofranco continua nella sua tradizione culturale. Sì, diciamo che sia come museo, come associazione culturale Don Bio Sorce, La Voce Campofranco, eccetera, siamo sempre impegnati nella crescita culturale e anche morale, insomma, del paese. La presentazione del libro, che praticamente si trattava di parlare della Cozzoddisi, dei gestori, dei direttori della miniera Cozzoddisi, stasera è servita ad accrescere le conoscenze che si avevano, perché sulla miniera si è scritto non tanto. Questa nuova pagina, questo nuovo libro ha offerto una serie di informazioni, di conoscenze, eccetera, che sicuramente non saranno dimenticate. E poi perché è servito a ricordare un personaggio per molti anni dimenticato dalla comunità che lo ha visto nascere, dal paese che l'ha visto nascere. Soltanto l'anno scorso gli hanno dedicato una via, ma chi ha diretto la Cozzoddisi per tanti anni e chi è stato anche in missione in Libia per il governo nazionale di allora, il governo Giolitti, e quindi un imprenditore delle miniere, merita qualcosa di più di una intitolazione di una via. 4 luglio 1916, ebbe luogo nelle
carabinieri di Cozzo Dise a Serralonga, uno dei più gravi disastri dell'intera storia mineraria italiana. Nel crollo di alcune gallerie persero la vita 89 solfatari a causa dell'emissione di idrogeno solfatario. Il commendatore Ignazio Sanfilippo si recò una prima volta in Libia su invito del governo italiano e di seguito alcuni scatti di quel periodo trascorso in Libia. Di nobile e facoltosa famiglia di Casteltermine, provincia di Agrigento, proprietario di solfare, Sanfilippo aveva lasciato gli studi di ingegneria per dedicarsi alle miniere della famiglia ed era diventato un tecnico preparatissimo e innovatore. Per le sue riconosciute capacità manageriali e tecniche era stato chiamato da Ignazio Florio per dirigere una sua società. La sua è stata una vita piena di avventure, dalle caverne delle solfare alle nevi delle Alpi ai deserti della Libia. Prese un secondo viaggio nel 1911 insieme ad Ascanio Michele Sforza. I componenti della spedizione Sforza San Filippo vengono ricevuti al consolato italiano di Tripoli. L'11 novembre 1911, dimenticato dalle autorità che lo avevano mandato in Libia, viene catturato dai turchi e liberato dopo 13 mesi di durissima prigionia. Qui vediamo una foto scattata proprio da lui attraverso le sbarre e il Natale che si è fatto da prigioniero. Viene liberato nel novembre del 1912 e qui lo vediamo ormai libero. Questa foto invece li vediamo tutti a Napoli al loro ritorno. Ignazio Sanfilippo tornerà in Libia nel 1933. Questo è il passaporto. Questa foto invece è con il governatore della Libia, Badoglio. Sia Luigi che Ignazio sono ricordati nel loro paese di Casteltermine. Tra le tante cose brutte da ricordare, sicuramente è quello dei famosi carusi, che erano alle dipendenze di una persona più grande, pressoché venduti dalla famiglia per una manciata di lenticchie, per essere abusati e sfruttati dai caporioni.